niente, sono un po' troppo. Vabbè, così mamma non vede niente. Se... Ah. Amore, tieni Sonia. Grazie amore, un grosso motivo. Siamo. Ok, allora. Morelli, non c'è. Ambrosio che sta a Napoli. Io aspetto per noi. Carlo e Enrico, ditemi voi quando cominciare. Andiamo, andiamo. Andiamo? Ok, allora. Benvenuti alla conferenza stampa di Miami Beach, ultimo film del Rally Vanzina. Io vorrei fare un'introduzione molto retorica, molto lunga, no, molto noiosa. La Boris! Voglio solo dire che Enrico ha scritto un articolo molto bello recentemente su suo fratello. Ed è una cosa che non fa mai, perché chi conosce Enrico minimamente sa quanto è sobrio come Carlo. Siamo qui per una data, 1976, in relazione al 2016, e per una cifra, 40 anni di carriera. Lo commentavo con dei colleghi critici proprio prima dell'inizio della conferenza, quanto è stato importante il cinema dei fratelli Vanzina. Forse tra poco, in relazione a un'altra celebrazione molto importante legata a un'altra data molto importante, che è 1946 per il nostro paese, forse di nuovo parleremo di quanto sono stati importanti i Vanzina nella storia della nostra Repubblica. Quindi no, non è una rapporta, basta, ho finito. Visto che non uccide, lo dico io. Quindi, io sono molto emozionato perché, come tante persone in questa sala, sono stato attraversato dal cinema del Rally Vanzina, che è molto complesso. Sono stati 40 anni molto ricchi, molto ricchi di sfaccettature. E quindi mi irrita sempre molto quando parlo anche con dei colleghi che minimizzano, che sottovalutano la filmografia di Carlo e Enrico. Ok, basta. Allora, visto che abbiamo celebrato a Cannes un signore come Loach, che è arrivato a oltre 20 film, visto che a Cannes si è celebrato anche un signore come Almodovar, che è arrivato al 20° film con Giulietta, Carlo ridoppia, quasi triplica, e non diciamo la cifra, se no poi appunto detto ciò, basta, non dirò più nulla se non presentare le persone, le tante persone qui sul palco, perché i Vanzina vogliono la loro famiglia cinematografica accanto a loro, vogliono dare spazio a tutti, a partire da Alessio Del Mastro, Matteo che è qui, vai. Ma fa parte del cast tecnico Marco Belardi, Max Torra, vicino a lui la Daniela Santanchè, che ogni romano è uscito come me, diciamo, ci sono le fantasie, Paola Minazzoni, Carlo Vanzina. Cominciamo immediatamente. Notatevi, e vi sarà data la parola. Eccolo, Andrea Guglielmino. Eccoci, grazie. Domanda subito per Carlo ed Enrico. Il film mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto carino, ben scritto, divertente, e ci ho visto forse più delle altre volte una scrittura un po' ispirata anche a certe commedie
sia americane sia francesi. Ho pensato molto a mio padre che eroe con Gérard Depardieu, quindi volevo sapere se questo era un pensiero che avete fatto in fase di scrittura o se vi è venuto spontaneo perché il cinema cresce. Grazie. Sì, sono contento che l'hai colto perché è così. Questo film ha una particolarità nel panorama dei film italiani, perché è la prima volta che gli italiani, i ragazzi italiani stanno in un campus americano, quindi ci sembrava divertente questa specie di incursione un po' che è vera, perché poi raccontavo prima che un paio di anni fa le mie figlie, innamorate dell'America, di Miami, mi hanno costretto ad andare a fare uno scouting nell'Università di Miami, e lì mi è venuta l'idea che forse era divertente vedere gli studenti italiani che arrivavano in quel mondo che noi abbiamo visto sempre raccontato dai Belushi, dai Farrelly, dai Ben Stiller. E quindi quella è stata l'idea primaria, insomma, di raccontare Miami. Poi è chiaro che, avendo raccontato tante volte gli italiani che sono all'estero, abbiamo cercato di raccontare delle trame che fossero molto italiane, però non ci avevo neanche pensato molto. Però mio padre è un eroe, il rapporto di Depardieu con la figlia forse può somigliare a quello di Memphis con la figlia. Quindi, ma poi se chi fa cinema in realtà digerisce tutto e neanche se lo ricorda, perché io poi soprattutto che sono uno che va al cinema continuamente, vedo sempre i film, alla fine si rimangono delle cose come suggestioni, e poi forse il nostro mestiere anche sapere digerire e riproporre in una maniera diversa. Però mi fa piacere perché io credo che, insomma, anche nei film di successo che abbiamo fatto ultimamente, negli Stati Uniti, anche altri film, sono film comunque che non sembrano una delle commedie italiane di questo genere, sono delle commedie un po' che riusciamo a fare noi, sono un po' diverse da quelle che vediamo in cinema. Vorrei aggiungere solo una cosa, qui manca un attore al quale vogliamo molto bene e che in un certo senso è un trade union tra un film che è un po' simile a questo che abbiamo fatto tanti anni fa, che si chiama South Kensington. South Kensington forse era un po' troppo in anticipo. Adesso ci sono 560.000 italiani a Londra. Censiti. C'è un bel libro dell'inviato di Repubblica su Londra, Italia. E il protagonista di quel film, insieme a Rupert Everett e Enrico Brignano, era Morelli. Morelli non è potuto venire, però fa parte di questo film e trovo che fa questa parte, diciamo, di contorno, però con una classe, una gentilezza che mi fa molto piacere ricordare qua. Ecco, quando si scrive per qualcuno poi c'è il filtro. Ecco, lui ha interpretato quello che abbiamo scritto in maniera assolutamente perfetta, lo voglio ricordare visto che non c'è. È arrivata la signora Leone, noi dobbiamo molto, perché questo film si è fatto anche molto perché il soggetto è piaciuto a lei. Un applauso alla signora Leone. Pronto? Okay. Allora, buongiorno. Vi volevo fare una domanda, Paola Minaccioni, che come al solito è strepitosa. Se mi puoi raccontare un pochino, l'ho visto, però insomma voglio le tue parole di questa milanese, di questa signora, come ha lavorato sul personaggio, che carattere ha, e poi questa coppia che funziona molto bene, per cui volevo coinvolgere anche Max Tortora. Se pensate di continuare comunque, se vi scritturano insieme, perché funziona la coppia, grazie. Allora, intanto quando ho letto la sceneggiatura, Carlo ed Enrico mi hanno parlato subito di una signora che è stata scritta in milanese, poi hanno avuto l'idea di propormela e ci siamo fatti la domanda, no? Ah, la vogliamo fare in milanese? E poi ci è piaciuta l'idea di poter alternare il caldo al freddo, cioè io e Max insieme così distanti. Per me insomma è stata una piccola sfida e ringrazio ancora Carlo ed Enrico per avermela data, perché il dialetto per un attore non è solo un suono, è anche un immaginario comico, quindi avvicinarsi al milanese. Naturalmente io ho come riferimento Franca Valeri, quindi un po', diciamo, sapevo dove andare a rubare. E poi questa milanese l'abbiamo costruita pensando a una stronza, ci siamo molto ispirati a questa figura iconica così della tragedia classica greca e siamo andati ad esplorare tutte le possibilità per cui potesse uscire fuori questa stronza. E naturalmente Max è il mio
insomma, la mia vittima, no? E vabbè, insomma, poi il resto è nato veramente sul set, perché io ho solo lavorato molto sulla lingua, sul suono, e avevo il terrore di essere sopra le righe. C'avevo una figlia, però, che era... Avevo Camilla, sì, Camilla che mi dava le dritte sul set, e quindi mi sono portata il personal trainer. Smettila, mamma, smettila. Ecco, adesso passo la parola a questo Bonazzo. Grazie. Allora, io ribadisco i miei complimenti innanzitutto alla sceneggiatura, a Carlo Enrico, perché la commedia è un loro oggetto e gli loro oggetti sono più facili da cavalcare quando si fa questo mestiere, perché ci sono tutte le chiuse al momento giusto, ci sono tutte le cose che hanno uno sviluppo, una fine, un inizio, tutto ben congegnato e si cammina bene, e poi dopo, quando c'è questo sotto, si può magari anche col permesso del regista insieme concordare, magari aggiungere la battuta, ma sotto ci deve essere qualcosa su cui si cammina bene, sennò non viene fuori niente. Detto questo, vorrei fare ancora i complimenti alla milanesità che lei ha tirato fuori, perché bisogna essere dei grandi attori, voi ricorderete insomma quanto è difficile. Io per esempio da buon romano ho difficoltà anche a parlare italiano, cioè io anche una cosa semplicissima, italiano è difficile, ricordate Celentano che parlava romano, e molto dalla pulcicata, cercavo di divertirci, mangiamoci un po' di cacciotta, cioè, non è facile il percorso inverso, no? Così come tanti colleghi che interpretano benissimo il personaggio magari del siciliano, io non riuscirei, io me la vado a fare una particina, che ne so, magari una fiction importante. Abbiamo appena visto che faceva, che ci crede nessuno. Io sono romano e me lo tengo, e va benissimo così. Poi cerco sempre di controllarlo, come faceva Sorghi, e di dare la stampata quando è il momento giusto, potendo rientrare, magari dire pure due parole credibili, e lì ci si riesce. Detto questo, facendo ulteriormente i complimenti a te, io mi sono trovato molto bene, mi sono divertito, farei 10 di malanno con Carlo e Enrico, con tra loro, poi grazie a voi per essere divertiti. Da Marco Pelardi, che insomma ci capisce, non sbaglia mai in film. Ecco. No, Marco, è un piacere lavorare con te, perché lo facciamo tutte le volte ormai, però una me la devi regalare. Durante le riprese, soprattutto a Miami, dove sono stato anch'io a seguire, durante le pause chiedevamo sempre il commento del grande Alberto. Sono dei films. Le cerche no. Di narrare questi episodi che succedono tra i giovani, che all'epoca non erano così vacanzieri, capito? Stanno sempre a casa con i coglioni. Ok, domande? Questo è il microfono, non ce l'ha? Vai. Io volevo salutare un complimento, il grande pregio dei fratelli Vanzina è questo garbo, questa onestà, perché i vostri film sono sempre onesti, vediamo delle cose abominevoli in questo periodo, anche italiane soprattutto, e devo dire, ecco, con voi si va sempre tranquilli, perché non c'è volgarità anche nella battutaccia, nella parolaccia. E poi è veramente scritto molto molto bene, e il riferimento a South Kensington era un bel film, mi era piaciuto tantissimo. Poi quel filone si era un po' perso, adesso mi pare che lo state recuperando, perché cioè, qui ci siamo, insomma, in questo caso, tutta questa cosa. E poi bravissimi figli di eccezionali, avete fatto proprio, bravi tutti, io vi do grazie. Grazie. Complimento, allora conoscendovi, ecco, non commenteranno oltre, quindi a questo punto, se non c'è, mentre vi preparate un'altra domanda, la farei io, per fare questo collegamento bello tra Neva, Camille, Filippo e Giampaolo. È vero, sono passati 15 anni, Giampaolo era già super, ma questi signori, uno dei film che io amo di più per la Manzina, è per me il loro film più bello, che c'è in una stanza, che è una cosa incredibile, e c'erano in quel film due signori di nome Elio Germano e Gabriele Mainetti. Poi vedere Gabriele commosso, un set d'anni del Regico Globo, adesso
infatti è ancora più emozionante, andatevi a rivedere il Ciao di una stanza. E allora, appunto, è la palla per Camilla, Filippo e Neva, perché una delle cose subito che mi hanno colpito di più è l'ennesima possibilità che date, no? L'ennesima piattaforma d'espressione. Ci sono stati Bracconieri, Amendola, avete reso cinema immediatamente di Agata D'Antonio, che non è facile farlo con un mostro che viene dalla stand-up comedian, l'avete fatto anche con Jerry Galà, Mainetti, Morelli, è piena la carriera di bellissimi corpi giovani, attori che arrivano e che poi non ci lasciano più. Quindi l'occasione è per... tu incrocia le dita. Allora partiamo con la televisione, incrocia le dita. Mi dici... Poi arriviamo anche a te, Carlo, insomma, per... parti te che hai il microfono, così Neva si concentra per la risposta. Diciamo, i tre ragazzini, i figli, appunto, come diceva giustamente lei. Allora, Neva aveva fatto già un paio di provini con me, perché io l'avevo notata, faceva una piccola cosa, tra l'altro c'era anche Propizio, il genitore e figli di Giovanni Veronese, e avevo visto questa ragazza che veramente usciva fuori dallo schermo anche in una piccola parte. Poi aveva fatto un paio di provini con noi, ma straordinari, ma non era mai stata presa, e questa volta mi sembrava proprio giusto, quasi inconsciamente abbiamo scritto pensando a lei, infatti è venuta a fare il provino e l'ha fatto in maniera straordinaria. Mentre invece era un pochino più difficile trovare i figli di Max, perché il Romano, figlio di Max, doveva essere un po', insomma, in qualche maniera spiritoso, ed è stato proprio Max a suggerirmi Filippo, perché lo conoscevo, aveva già lavorato una piccola cosa con lui, io conoscevo bene il padre, che è un grandissimo attore, e a quello d'oltre. Perché poi devo dire che nel film è molto bravo, è bravissimo ed è spiritoso, che è una cosa difficile quando sei giovane. Mentre la Tedeschi è stato casuale che fosse figlia anche lei di d'arte di Corrado Tedeschi, però con sangue non mente. Complimenti a tua figlia, bravissima, complimenti. Poi abbiamo un altro giovane che è Propizio, sì. Ormai ha fatto talmente tanti film che quasi no, mai... No, Propizio, perché ormai insieme a Righi, no, diciamo che io li voglio fare dopo, comunque. Ah, no, perché, vabbè, su Righi... Una linea molto promossa. Su Righi c'è tutta una... c'è tutto, ci sarebbe... No, non lo riaffrontiamo dopo, perché c'è una linea molto promossa. Invece no, sono stato pessimo, perché voglio mettere anche Alessio del Mastro qua, perché c'ha... è fantastico il film. È fortissimo. Allora, facciamo parlare Filippo, Neva, vai, Neva, fai risposta. Beh, io devo pensare che quando ho fatto il provino, effettivamente sono uscita da lì, ho chiamato la mia gente, ho fatto, no, mi sa che non l'ho preso, non sono andata bene, non l'ho fatto come volevo, invece poi a quanto pare sono contenta di essere piaciuta. Ringrazio. Devo dire, è stata una serie